Buongiorno amici dell'Abroglio e benvenuti all'evento odierno che tratterà un argomento abbastanza particolare. Parleremo di architettura. Qualcuno di voi potrebbe chiedersi cosa c'entra l'architettura con i temi aeronautico-spaziali. Beh, scoprirete invece che c'è una grande attinenza perché parleremo di space architecture. Abbiamo oggi il piacere di avere con noi due personaggi di cui poi vi racconterò la vita professionale e che sono sicuramente molto particolari per l'attività che svolgono, per le esperienze che hanno maturato e per quello che stanno facendo. Si tratta dell'architetto professor Giuseppe Fallacara e l'architetto dottor Vittorio Netti, che sono entrambi esperti di space architecture. Li ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande e per aver deciso di dedicarci un po' del loro prezioso tempo. Vorrei passar loro la parola per un breve saluto e dopodiché vi leggerò qualcosa della loro attività professionale. Professore, prego. Sì, bene, ringrazio l'Associazione Arma Aeronautica Luis Broglio, sezione Roma 2, ringrazio ovviamente il generale Francesco Langella, il generale Gaetano Battaglia che mi ha invitato e tutti i partecipanti al seminario e siamo molto contenti dell'invito per poter condividere quelle che sono le nostre attuali ricerche nel campo della space architecture. Avremo modo oggi di discutere, di raccontare quelle che sono le esperienze sviluppate all'interno del mio Politecnico di Bari e anche ciò che avviene nel mondo sul tema appunto dell'architettura spaziale. Siamo molto contenti di condividere con voi questo sapere che ultimamente ci ha posto, diciamo, in collegamento con diverse università internazionali. Quindi grazie ancora per l'invito. Grazie a lei. Dottor Netti, prego. No, innanzitutto grazie per l'invito e per questa possibilità di condividere le ricerche su un campo così avveniristico, ma anche contemporaneamente eccitante e nuovo, per il quale secondo me vale la pena diciamo, condividere il più possibile. Grazie. Allora, io ho proprio il dovere di parlare un poco di voi. Mi consentirete di leggere qualcosa della vostra vita professionale, perché è qualcosa che anche ai soci dell'Associazione Arma Aeronautica e in particolare della sezione Roma 2 a Luigi Broglio, credo potrà interessare parecchio. Parto dall'architetto professor Giuseppe Fallacara, il quale è architetto e dottore di ricerca, professore ordinario di progettazione architettonica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del Politecnico di Bari. È inoltre responsabile del corso di alta formazione applicata in architettura e restauro. Tra l'altro è esperto di stereotomia, mi sono in qualche modo informato, la stereotomia è una disciplina molto particolare che utilizza il taglio delle pietre a livello architettonico, quindi è una cosa abbastanza specifica. Il professore ha esposto alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2006 e annualmente espone, a partire dal 2005, al Marmorak di Verona nel settore università e ricerca. Tra le altre attività è visiting professor, presso la New York Institute of Technology e presso il National University of Science and Technology di Mosca, quindi sui due lati opposti della cultura spaziale, direi. Attualmente è anche, insieme poi al dottor Netti, animatore di un canale YouTube molto interessante che parla di architettura spaziale, Space Architecture, è il cosiddetto Archimars, di cui credo parleremo nel corso dell'intervista. Vengo invece architetto dottor Vittorio Netti, per dirvi che si è laureato a Venezia in scienze dell'architettura, successivamente in architettura e cultura di progetto, poi ha ricoperto e ricopre attualmente il ruolo di graduate researchers
presso il SIXSA, spero di pronunciarlo bene, Sasakawa International Center for Space Architecture, ed è Teaching Assistant per lo Space Technology Studio, posizione che ricopre anche presso il PolyMe, per il corso di architettura for Human Space Exploration. Bene, attualmente è impegnato anche nel progetto Olympus, nell'ambito della NASA MMPACT Team, per lo sviluppo della prima infrastruttura lunare in grado di sostenere esseri umani per long duration mission sulla superficie, ed è ulteriormente membro del SITC, Space Architecture Technical Committee dell'American Institute of Aeronautics and Astronautics. Quindi un profilo per entrambi professionali di assoluto rilievo. Li ringrazio ancora per averci dedicato del tempo che ritengo sia particolarmente prezioso, visto i molti impegni che si hanno. Allora verrei rapidamente alla prima domanda. Ecco, diciamo che in questo periodo stiamo vivendo un rinnovato interesse per lo spazio, no? Ne siamo tutti ben a conoscenza, si riparla di viaggi spaziali, sembra di essere tornati un po' agli anni 60. Ecco, e la Space Architecture è una nuova disciplina del settore spaziale che si inquadra in quelle che possono essere le prospettive di futuri insediamenti umani su altri pianeti. Allora, volevo chiedere al dottor Netti di quali aspetti si occupa effettivamente la Space Architecture e quanto essa incide su un programma spaziale. Sì, la Space Architecture, diciamo che è un settore, come dicevo prima, abbastanza nuovo nell'applicazione, ma non nella sua teorizzazione. Diciamo che nasce un po' negli anni 50-60, quando per la prima volta l'uomo capisce di avere delle possibilità di sopravvivenza nello spazio, e diciamo che fin da subito sul filone della fantascienza alla NASA cominciano a immaginare quale potrebbe essere, in maniera scientifica ponderata, il futuro, quale potrebbe essere il futuro dell'uomo nello spazio, ovvero come vivremo nello spazio a lungo termine. Da lì ovviamente nasce un po' il concetto della Space Architecture, cioè degli insediamenti sia planetari che orbitali, che permetterebbero in un ormai prossimo futuro di poter abitare stazioni spaziali o basi lunari o marziane in maniera permanente o semipermanente. Quindi attualmente tutti i programmi spaziali di prossima generazione, come il programma Artemis di ritorno sulla Luna, che è appunto di prossimo inizio, quindi parliamo 2024, ma anche tutti i programmi di esplorazione marziana includono delle componenti di permanenza a medio-lungo termine. E questo è perché sulla Luna, per esempio, ci siamo già andati nel 1969, e quindi adesso abbiamo, chiaramente 50 anni dopo, abbiamo molte più tecnologie, abbiamo molta più conoscenza dell'ambiente spaziale, e quindi è il momento di fare il passo successivo, cioè nel senso quello di come a suo tempo si è fatto per l'Artico, per esempio, o per zone estreme, impervie, quando abbiamo esplorato il nostro pianeta, è giunto il momento di stabilire degli insediamenti sempre più appunto permanenti in questi luoghi, principalmente per il grandissimo scopo scientifico che è possibile raggiungere con questi mezzi. Cioè l'idea è che, come appunto, come dicevo, come negli anni 70 è stato fatto un po' per l'Artico, e quindi quando si è cominciato a capire come poter sopravvivere in quell'ambiente così estremo per lunghi periodi di tempo, a fasi alterne si sono implementate delle capacità di poter rimanere per studiare l'environment
in tempi sempre più lunghi. Adesso, per esempio, nell'Artico più o meno ci sono quasi 4.000 ricercatori che sono a distanza per diversi mesi l'anno nelle stazioni di ricerca. E questo è quello che vogliamo un po' ottenere anche nell'esplorazione spaziale, come già accade con la Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti rimangono fino a un anno e mezzo di permanenza a volte. Su Marte chiaramente la questione diventa un po' diversa, ovvero su Marte la questione è che i tempi di viaggio sono enormemente lunghi, parliamo tra i 6 e i 9 mesi di solo viaggio, e quindi anche le missioni non possono essere brevi, perché dopo tutta quella durata del viaggio, innanzitutto bisogna considerare un sacco di aspetti legati alla sicurezza, cioè nel senso al problema che se qualcosa va storto, chiaramente non c'è modo di ricevere aiuti, o non c'è modo quello che si dice in gergo, di abortire la missione. Quindi dobbiamo sapere di essere in grado di poter sopravvivere sulla superficie marziana per un tot di tempo, tipo prima di poter tornare indietro. Ora, tutte queste necessità dei programmi scientifici poi si traducono nella space architecture, cioè nel senso si traducono nella scienza che tenta di trovare i modi migliori nei quali sopravvivere in un ambiente così estremo per una lunga durata di tempo. Ora, chiaramente è una cosa che ad oggi non abbiamo quasi mai fatto. Diciamo che se possiamo identificare due grandi branche della space architecture, tra l'architettura orbitale e quella planetaria, cioè quella di superficie, diciamo che fino adesso l'unica che abbiamo sperimentato veramente è stata quella orbitale, cioè appunto grazie alla storia delle stazioni spaziali che va dagli anni 60 ad oggi. Quindi c'è ancora tantissimo che non sappiamo dell'abitare sulla superficie di un pianeta, anche se ormai i dati li abbiamo, e quindi questa nuova generazione di programmi spaziali che sta, diciamo, per approdare, sta per cominciare questa nuova fase, rinnovata anche dall'ingresso di molte aziende private nel settore della semplice esplorazione spaziale, diciamo che ci permetterà di mettere alla prova queste conoscenze che pensiamo di aver acquisito nella ricerca sulla space architecture. Nella mia esperienza ora, per esempio per il NASA Impact Team, che è appunto il team che si occupa di elaborare strategie che permettano la costruzione sui pianeti diversi da quello terrestre per i programmi di prossima generazione. Diciamo che quello che è stato che il principale outcome, il principale, la principale conseguenza di questa ricerca è stata di capire che la cosa migliore che possiamo fare in questo ambito è imitare quello che abbiamo fatto per millenni sulla Terra, ovvero non di portarci la casa appresso, ma di costruirla in loco con risorse locali. Grazie dottore. E ci puoi illustrare un attimo più in profondità qual è l'obiettivo delle ricerche che sta svolgendo in questo momento negli Stati Uniti, e soprattutto dove si svolgono negli Stati Uniti queste ricerche? Se ci sono più sedi dove queste attività possono essere seguite, oppure se sono concentrate in qualche centro in particolare? Sì, allora questa ricerca negli Stati Uniti è, come dicevo prima, è divisa principalmente tra due grandi attori che sono la NASA e alcune aziende private
che vedono in questo settore un campo di espansione futuribile molto, molto roseo. Quindi diciamo che la NASA negli Stati Uniti è divisa in diverse sedi che hanno delle funzioni diverse. Quindi qui a Houston abbiamo il JC, il Johnson Space Center, che diciamo si occupa principalmente della parte di ricerca. E infatti la maggior parte delle ricerche relative alla space architecture, alla costruzione planetaria, avvengono proprio a JC, dove c'è il nucleo di space architecture della NASA. Ma anche dalle università chiaramente c'è tantissima ricerca che viene spesa nel campo. Ora, io lavoro, come aveva lei ben detto, al CIXA, che è uno dei pochi centri di ricerca al mondo che si occupa, forse l'unico attualmente completamente dedicato all'abitabilità degli ambienti estremi e alla space architecture. Quello che studiamo c'è un enorme span di conoscenze e di teorie e di ricerche che vengono studiate, tutte mirate appunto a abilitare questa sopravvivenza, questa vita extraterrestre. Per farlo dobbiamo studiamo non solo delle soluzioni costruttive, quindi come realizzare avamposti, per esempio, sulla superficie lunare o marziana, ma anche cosa significa poi abitare questi luoghi, calcolando per esempio il fatto che non possiamo andare fuori, come per esempio come facciamo sulla Terra, e che ci sono delle determinate procedure di sicurezza che sono legate alla sopravvivenza, e tutti questi fattori poi a loro volta si ripercuotono sulla psiche umana. Quindi anche moltissimo studiato nel campo tutto l'aspetto psicologico e sociologico della permanenza a lungo termine al di fuori del nostro pianeta. Specialmente tutte queste cose in vista anche di un settore che si sta facendo avanti adesso, che è quello dello space tourism, cioè nel senso di aprire l'esplorazione spaziale non solo a professionisti delle agenzie aerospaziali, quali gli astronauti o ricercatori, ma anche a turisti paganti, che è una teoria già molto in voga da decenni, e non abbiamo già avuto i primi space tourist a partire dagli anni, agli anni 70. L'Agenzia Spaziale Russa aveva mandato diversi magnanti all'epoca con le capsule Soyuz sulla Stazione Spaziale Internazionale. Adesso chiaramente stiamo tentando di normalizzare un po' tutti questi aspetti, e per farlo bisogna anche rendere accessibile lo spazio, il che significa trasformare un po' la concezione di ambiente spaziale come pericoloso e potenzialmente mortale. Diciamo che l'obiettivo da questo punto di vista, che ci permetterebbe di appunto abilitare questa abitabilità esponenziale dell'ambiente spaziale, è quello di aumentare enormemente i livelli di sicurezza nel viaggio, nello human space flight, cioè nel viaggio spaziale umano, come è stato fatto poi a suo tempo per i voli di linea. All'inizio i voli di linea erano pochissimi, costosissimi e potenzialmente pericolosi. Adesso molti di noi prendono aerei quasi a cadenza settimanale, ed è considerata estremamente normale ed è anche estremamente economico. E questo processo, che è avvenuto in 50 anni praticamente di volo dell'aviazione civile, adesso è in fase di valutazione anche per l'esplorazione spaziale, cioè quali sono gli step che dobbiamo prendere per rendere accessibile il volo spaziale, sia in termini economici, come abbiamo detto, ma anche in termini di complessità.
quindi come il volo spaziale può essere ridotto in termini di semplicità per essere accessibile a più persone. Anche perché quando parliamo di costruzione, di abitabilità, per esempio in un futuro nel quale avremo basi lunari, basi su Marte, stazioni spaziali private e pubbliche e altri asset simili, avremo bisogno di molti lavoratori, cioè nel senso elettricisti, idraulici, meccanici, manutentori che si occuperanno di tenere in vita, come succede sulla Terra, queste grandi installazioni sia planetarie che orbitali. E quindi per permettere a queste persone di svolgere il loro lavoro in sicurezza, questo tema dell'accessibilità allo spazio ritorna prepotentemente, cioè come possiamo normalizzare l'accesso allo spazio. Questo è un tema su cui noi lavoriamo molto, e anche per esempio come il che significa per esempio anche come semplificare e ridurre i tempi di addestramento degli astronauti, perché questo poi dovrà essere applicato più o meno a tutti. E per fare ciò utilizziamo tecnologie come possono essere quello della realtà virtuale, oppure delle simulazioni. Sulla Terra ci sono diversi habitat simulativi, cioè nel senso sono dei posti che sono costruiti per simulare per esempio stazioni spaziali su Marte o sulla Luna, e sono di solito locati in dei posti estremamente estremi e impervi, come il deserto dello Utah o l'Artico o tanti altri, dove vengono fatte delle missioni simulative di durata varia, che può andare da poche settimane fino a diversi anni, nel quale i ricercatori come me possono testare le tecnologie che sviluppano e capire l'impatto che poi hanno sulla riuscita delle missioni spaziali. Ho già partecipato a un paio di queste missioni, ce ne abbiamo altre in programma ora per quest'anno e l'anno prossimo, e effettivamente sono un'occasione incredibile per comprendere la complessità dell'esplorazione spaziale, e non solo, comprendere anche tutta una serie di conseguenze psicologiche e fisiologiche dell'esplorazione spaziale sul corpo umano. Diciamo che noi siamo comunque esseri che si sono evoluti sulla Terra, e neanche dappertutto sulla Terra, siamo evoluti in una specifica fascia ambientale terrestre, e quindi diciamo che lo spazio da questo punto di vista è il luogo più avulso alla vita umana che possiamo immaginare. Quindi l'idea di abitare quello che è completamente inabitabile per definizione non è facile, insomma. Grazie, un quadro piuttosto complesso. Allora mi viene spontanea una domanda che vorrei rivolgere al professor Fallacara. Ecco, in questo quadro molto articolato che ci è stato offerto, mi viene da chiederle: cosa si sta facendo in Italia? Esistono degli studi similari, e nel caso dove si svolgono questi studi? Sì, allora, l'amico Vittorio Netti ha delineato il quadro globale, che sostanzialmente definiscono un ambito multi e pluridisciplinare interno al tema della Space Architecture. Noi in Italia ci stiamo avvicinando a questo tema di ricerca che non è tipicamente o propriamente italiano. Quest'anno, a già partire dall'anno scorso, all'interno del Politecnico di Bari, anche in collaborazione col Politecnico di Torino e di Milano, abbiamo avviato e stiamo delineando un quadro di collaborazione scientifica che per la prima volta vede coinvolti i politecnici specifico della Space Architecture.
Noi a Bari abbiamo sviluppato una prima tesi di laurea sulla all'interno della facoltà di architettura del Dipartimento di ICAR, della facoltà di architettura del Politecnico di Bari, del corso di laurea in architettura, in cui per la prima volta ci siamo, come dire, focalizzati sul tema architettonico legato alla possibilità di costruire una base permanente su Marte. Perché questo? A Bari noi abbiamo una tradizione, come lei ha detto, sull'antico tema dell'arte della stereotomia. Mi piace dire questo perché quando parliamo di spazio, il termine spazio inteso come volume, in antico, in greco, veniva chiamato stereoma, ossia da cui deriva la stereotomia, ossia il firmamento, il cielo stellato. Quindi quando parliamo di stereotomia parliamo di strutture voltate che si riferiscono alla struttura della cupola celeste, quindi gli spazi cupolati terrestri si riferiscono allo stereoma, quindi allo spazio celeste. Quindi l'idea della cupola celeste, del manto stellato sotto forma di strutture spaziali voltate, deriva appunto dall'osservazione del cielo. E quindi noi abbiamo questa tradizione a Bari dello studio della tecnica costruttiva, dell'arte del taglio delle pietre per costruire strutture voltate, che abbiamo subito, immediatamente colto avere un feeling, se possiamo così dire, una somiglianza con le attuali ricerche portate avanti da ESA e NASA sulle prime basi da poter costruire su Marte o sulla Luna sotto forma di spazi cupolati, massivi, quindi quasi come antiche cupole, per sostanzialmente proteggere la vita umana in un ambiente estremamente difficile da vivere per l'uomo, per proteggerlo da radiazioni cosmiche, per proteggerlo da micrometeoriti, per proteggere da tutto ciò che diventa un problema e un pericolo vitale per la vita in ambito non terrestre. Quindi col Politecnico di Milano sono state avviate quest'anno, già a partire dall'anno scorso, i primi corsi di Space Architecture, e a Bari abbiamo sviluppato un team di ricerca, una prima tesi, e ho il piacere adesso di condividere con voi i risultati, quindi immagini e video del risultato di queste ricerche. Ecco, datemi un cenno se si vede. Ok, perfetto. Sì, sì. Perfetto. Allora, la mia presentazione tenterà di sintetizzare appunto con le immagini e la proiezione di un video realizzato dal team ArchiMars, è il nome del nostro team di ricerca, l'enorme mole di lavoro svolto in un anno durante il laboratorio di laurea dal titolo Space Architecture Hive Mars, progetto di un insediamento di classe ibrida sulla superficie marziana. Il lavoro di ricerca e progetto è stato sviluppato all'interno del Dipartimento di ICAR del Politecnico di Bari in collaborazione con il Sasakawa International Center for Space Architecture, il SIGS appunto, di cui abbiamo parlato, della Houston University, con cui è stato siglato a luglio del 2020 un memorandum of understanding tra le nostre istituzioni accademiche. La tesi di laurea discussa il 17 febbraio 2021, giorno prima del martaggio del rover Perseverance, è opera dei dottori di architettura Alessandro Angione, Federica Buono, Ivana Fuscello, Isabella Paradiso, Mira Blahovnijak e Hanna Zecevic, qui dove si può vedere in questa immagine. Il corpo docente dell'intera tesi di laurea, che ringrazio per la costante disponibilità che ha partecipato intensamente alle revisioni del progetto, costituito dai professori Annalinda Neglia, Vincenzo De Simone, Nico Parisi, Vincenzo Simeone, Pietro Stefanizzi e Nicola Scardinio, negli specifici ambiti disciplinari e pluridisciplinari, ha contribuito a sviluppare con grande professionalità e competenza il lavoro globale di ricerca e progetto, devo dire, totalmente sviluppato in DAD, quindi a distanza. E per questo ho accolto, come dire, questa condizione specifica, la possibilità di immaginare operazioni di ricerca senza contatto fisico, quindi quasi simulando delle operazioni
tra Terra e altri pianeti o stazione spaziale. La Space Architecture, come ha descritto Vittorio Netti, è un ambito di ricerca, così come potete vedere in questa grafica, è un ambito di ricerca intrinsecamente multidisciplinare e pluridisciplinare e si inquadra all'interno dell'Extreme Environment Architecture, ovvero una branca dell'architettura che studia le tecniche e i metodi per consentire la vita umana in luoghi ostili e inabitabili. Abissi, come c'è stato ben descritto da Vittorio, abissi oceanici, poli terrestri, aree desertiche e così via, occupandosi della diade progettuale riguardante sia la Orbital Architecture che la Planetary Architecture. La prima si occupa della vita umana in orbita, quindi la stazione spaziale e le condizioni di trasferimento durante i viaggi, e la seconda, oggetto specifico del nostro progetto, si occupa della vita umana su basi stabili planetari. Due termini, entrambi con etimologia derivante dallo studio delle stelle, quindi ritorniamo sempre all'osservazione delle stelle, hanno contraddistinto l'intero lavoro di tesi. E i due termini sono desiderio, desidero, e considerazione. Il primo desiderio come un auspicio, una speranza, perché il de indica una mancanza, quindi una mancanza dell'evidenza o dell'approvazione degli astri. Quindi se desideriamo, non sempre gli astri sono d'accordo, quindi una sorta di aspirazione. Mentre la considerazione come organizzazione di osservazioni ponderate scientificamente nel e cum, e quindi con il favore delle stelle. Quindi la nostra tesi di laurea, la nostra ricerca, come dire, oscilla tra un auspicio che le stelle forse non danno come sicura, come dire, certezza di validità scientifica o di possibilità di realizzazione dell'operazione, e una serie di considerazioni invece che la scienza contempera e quindi approva. Hive Mars è quindi una proiezione possibile di ciò che la tecnologia del prossimo futuro, ottimizzata e calibrata sulle nuove acquisizioni scientifiche in atto sul pianeta rosso, riuscirà a poter esprimere in termini di fattibilità. È un lavoro che intende proporre alcune specifiche riflessioni e interessanti soluzioni architettoniche relative alla costruzione di un primo insediamento marziano costruito da spazi cupolati interconnessi a rete esagonale in qualità di ambienti di protezione per la vita umana, protezione dalle radiazioni cosmiche, dai micrometeoriti e dalle tempeste solari e di sabbia marziana. La principale tecnica costruttiva ipotizzata per Hive Mars è la additive manufacturing, effettuata tramite l'opportuna configurazione di rover autonomi e con controllo da remoto, in grado di raccogliere e processare la regolite marziana, il materiale locale, per stampare in 3D una sequenza di cupole o spazi cupolati interconnessi su griglia esagonale, in grado di proteggere appunto la vita. Questo tema progettuale, di grandissimo valore strategico per una nuova e promettente economia spaziale nascente, ad oggi portata avanti da specifici centri di ricerca universitari collegati alle agenzie spaziali internazionali e con rinomati studi di architettura e ingegneria, non riscontra purtroppo evidenti e sostanziali contributi italiani, pur constatando nella nostra tradizione costruttiva architettonica e ingegneristica grandi potenziali ancora inespressi per lo specifico tema di ricerca. La grande tradizione costruttiva mediterranea, muraria mediterranea, l'antica tecnica costruttiva degli spazi voltati e cupolati o pseudo-cupolati, risulta essere idonea a tale scopo e può trovare una nuova stagione applicativa per la realizzazione di primi nuclei urbani fondativi di basi stabili per la Luna e per Marte, così come sottolineato dalle valutazioni di NASA ed ESA. Gli spazi voltati 2.0, perché rinnovati nel processo formale, e 4.0, perché rinnovati nel processo costruttivo, nell'ottica della costruzione sulla Luna e su Marte, e la nuova tecnologia in grado di realizzarle a distanza e senza l'uso di forza lavoro umana,
necessitano di una ancora lunga fase di sperimentazione che è l'oggetto di numerosi e ingenti investimenti economici e attività mondiali in atto. È necessario prendere le mosse da un'attenta fase di studio e prototipazione in ambiente terrestre, come si è detto, analogo a quello lunare o marziano, per pressione, temperatura e altre condizioni al contorno, utilizzando simulanti di suolo lunare e marziano disponibili in commercio, facendo ricorso a varie tecniche costruttive di additive manufacturing, ma anche subtractive manufacturing e formative manufacturing, e validando i test tramite opportune verifiche di tipo strutturale. Gli esiti di tali sperimentazioni rappresenteranno nel prossimo futuro un considerevole passo in avanti nella ricerca, le cui ricadute terrestri risulteranno molteplici e tra l'altro in linea con le nuove strategie economiche riferite all'industria 4.0 applicate all'architettura, all'ingegneria edile e in generale a tutto il comparto edilizio del XXI secolo. In questa nuova prospettiva concludo la mia breve introduzione per lasciare spazio a un video che è parte integrante del materiale raccolto nel canale YouTube, di cui vedete qui la pagina YouTube, quindi appunto dal titolo Archimars, creato nel 2020 dal nostro team di ricerca. L'intero materiale raccolto a breve prenderà forma di libro dal titolo Space Architecture e sarà pubblicato a breve con la Gangemi Editore International. Concludo questa mia presentazione prima di dare il via alla proiezione del video sintetico dell'operazione progettuale, mostrandovi questa slide che indica il quadro temporale della missione per la conquista di Marte. Quindi abbiamo tre bande che indicano tre finestre di lancio: luglio 2020 con l'ammartaggio del febbraio appunto del 2021 di Perseverance, il luglio 2030 per l'ammartaggio dei primi rover che riusciranno a costruire la base, la prima base per ospitare la prima crew, una crew fatta di pochi astronauti, e la finestra temporale del settembre 2035 appunto per far arrivare nel marzo del 2036 la prima crew che potrà essere, come dire, ospitata in quella primissima base planetaria su Marte, realizzata in maniera assolutamente autonoma da rover e robot che sotto forma di processamento, come dire, sotto forma di calcolo a distanza, siano in grado di realizzare la prima base, la prima casa per l'uomo su Marte. Sì. Questo è il video che commenterò sul sottofondo sonoro. Quindi l'idea è appunto quella di sfruttare le ricerche portate avanti dal lancio di rocket, di razzi e il successivo atterraggio in verticale. L'individuazione sulla superficie marziana del luogo ipotetico è la Splanitia, che presenta una conformazione a nido d'ape, da cui il nome Hive Mars, oltre a rappresentare appunto l'alveare, il primo nucleo sotto forma di geometria alveare per la base marziana. Quindi l'ispirazione è stata presa, come dire, in prestito dall'operazione delle api, in grado di poter costruire spazi interconnessi per la vita comune. Ecco, adesso il tutto parte dall'osservazione di ciò che la scienza e le sperimentazioni attualmente stanno portando avanti, ossia la possibilità di far atterrare in verticale lo SpaceX Starship, quindi la possibilità di entrare nell'atmosfera marziana, queste sono simulazioni ovviamente terrestri, far atterrare verticalmente il razzo per poi consentire
di poter depositare crew e materiali e rover per poi poter partire in un secondo momento, in una finestra di lancio che ovviamente è prevista ogni 2 anni. Quindi dal primo ammattaggio, la prima operazione è quella dell'entrata in campo marziano dei rover e dei robot. Abbiamo progettato appositamente una famiglia di rover tra scavatori, tra processatori, tra rover il cui design e la cui funzione è stata appunto studiata, per poter costruire in autonomia una volta atterrati. Quindi vedete la landing area e la costituzione di una zona energetica più la costituzione di una zona da cui prelevare la regolite marziana, poter costruire a partire dal 2030 le condizioni, ripeto, senza l'utilizzo della forza umana, per il primo habitat marziano. Una volta costituito il primo habitat marziano, potrà arrivare e giungere su Marte la prima crew di astronauti pronti a testare la vita marziana all'interno degli ambienti realizzati. E il B3D printer, quindi una famiglia di stampanti 3D, di rover mobili con stampa 3D, per la stampa 3D saranno in grado di poter stampare materiale locale. Quindi queste sono alcune simulazioni che abbiamo svolto in alcuni centri di ricerca per poter stampare con una malta geopolimerica, poter stampare materiale, diciamo, simile o analogo al materiale marziano, poter stampare in 3D con robot antropomorfi, con questa di stampa abbinata anche a una fresa e a un disco. Quindi la possibilità di costruire bracci antropomorfi, robot in grado di stampare e tagliare al contempo per strutturare il primo, come dire, la prima corazza, la prima casa a protezione della vita interna a questa corazza, per la prima base marziana. Queste sono altre immagini, video di sperimentazioni condotte da altri centri di ricerca, per cui si abbina il braccio antropomorfo che stampa in 3D alla possibilità di potersi muovere liberamente nello spazio, quindi una sorta di rover con braccio antropomorfo che è libero e programmato, può muoversi, spostarsi e stampare in qualsiasi luogo venga, come dire, indicato nella fase di stampa. Quindi il nostro rover con stampa 3D procede nella realizzazione di quella calotta esterna sotto forma appunto di pseudocupola, dentro cui viene inserito il nucleo abitativo, e sostanzialmente questa è, vedete, la simulazione della stampa 3D della cortina muraria, entro cui viene inserito il nucleo vero e proprio della vita, un nucleo che è concepito secondo un gonfiabile espandibile pressurizzato in cui viene sviluppata la vera e propria casa. Quindi una volta inserito il nucleo abitativo all'interno della corazza, esso si espande, si dispiega per costruire 3 livelli, quindi una casa a 3 piani. Quindi il tutto viene integrato nelle murature laterali e si espande per poter consentire la vita pressurizzata, quindi all'interno del gonfiabile. Vedete, ci sono 3 livelli diversi con un core centrale fatto sostanzialmente di 3 cilindri che scorrono e si espandono, e all'interno dei cilindri è possibile attivare anche un sistema di scale elicoidali per collegare i 3 nuclei. Il core centrale dà anche la possibilità di poter, come dire, sperimentare, coltivare con la coltura idroponica le piante utili alla vita, al cibo, alla creazione di cibo. E tutto il mobilio viene realizzato e concepito con delle stampanti 3D che riciclano plastica non più utilizzata per la missione, per stampare, così come avviene già sulla Terra, per stampare il mobilio, quindi sedie, tavoli, tutto viene creato direttamente su Marte.
in una proiezione futura fino al 2060, il primo nucleo abitativo concepito sotto forma di rete espandibile all'infinito va a coprire e costituisce la prima, il primo, come dire, borgo, il primo villaggio marziano per accogliere la vita e accogliere anche quelle funzioni di svago, di piacere, che devono essere predisposte per una più piacevole vita su Marte dal punto di vista della psiche. Quindi abbiamo pensato di ricreare con ologrammi e simulazioni degli spazi verdi che riconducano appunto al ricordo della natura terrestre, e quindi creare una sorta di luogo virtuale di percezione della vita sulla Terra, per consentire appunto di non interrompere il passaggio tra i due luoghi totalmente diversi. Queste sono le immagini, i video di tutta la sequenza della costruzione dei modelli in scala ridotta della prima base, appunto Hive Mars. In queste sequenze vedete gli studenti appassionati che hanno lavorato in maniera egregia a questo progetto in collaborazione con il professor Netti, proprio per mettere a punto tutte quelle fasi peculiari, quelle fasi sostanziali che riconducono la costruzione su Marte ad un'operazione che può essere concepita sulla Terra, con ovviamente delle differenti aspettative morfologiche e anche di conduzione, come dire, della vita stessa, perché parliamo di vita interna e non vita all'esterno. Questo è il video che spiega sostanzialmente l'attività svolta in questa fase della nostra ricerca. Grazie. Grazie professore, è un quadro estremamente affascinante di quello che potrà essere il futuro. Sembra di essere piombati in un film di fantascienza, con la differenza che però queste cose hanno un livello di concretezza che sta crescendo di giorno in giorno, quindi qualcosa che ci fa sperare per un futuro, insomma, un futuro che riguarderà probabilmente i nostri figli e nipoti, va bene, di una presenza di esseri umani su altri pianeti, con la possibilità di sopravvivere e anche di vivere eventualmente, che è una cosa sicuramente importante per quelli che sono, diciamo, gli obiettivi del genere umano, no? Quello di puntare sempre più in alto. Bene, io vorrei tornare un attimo dal dottor Netti e chiedere una cosa. Sicuramente le agenzie o le organizzazioni spaziali come la NASA, l'ESA, eccetera, oppure le agenzie nazionali, hanno il compito di elaborare piani e programmi per la esplorazione spaziale, per l'eventuale presenza di esseri umani su altri pianeti. Però è necessario che poi la comunità scientifica in qualche modo sostenga questi piani con il lavoro che state facendo voi, di fatti, cioè quello di tradurre dei piani in attività realizzabili. Volevo chiederle qual è il rapporto esistente attualmente tra queste organizzazioni e queste agenzie e il mondo scientifico di cui voi fate parte. Sì, è un'altra domanda. Innanzitutto le agenzie spaziali chiaramente devono avere a che fare con i fondi che hanno a disposizione per fare queste ricerche, e quindi spesso spesso uno dei modi che hanno per rendere, cioè per essere più efficaci nell'utilizzo di questi fondi è quello di fare outsourcing, nel senso di affidare ad altri alcune parti della ricerca che, più grande che stanno facendo. E ovviamente i principali interlocutori di questo fenomeno sono i centri di ricerca universitari e le aziende private. I centri di ricerca universitari, quindi sia NASA che ESA, per esempio, producono ogni anno una quantità di call di application di richieste per pezzi di ricerca che sono aperti di solito appunto a istituti di ricerca e accademici
o ad aziende private. Chiaramente dietro compenso, diciamo compenso, si intende più che altro un finanziamento alle ricerche. Quindi questa cosa richiude il cerchio della ricerca tra le agenzie e le università, perché in questa maniera le agenzie aerospaziali sono in grado di realizzare ricerche molto più grandi in un tempo molto più compresso, perché riescono ad utilizzare risorse che non hanno in house, come si dice, cioè nel senso in casa, ma non solo, ma questo gli permette poi di sviluppare tutto un aspetto di cooperazione internazionale, che è uno dei, peraltro, cardini principali di questi nuovi programmi aerospaziali, proprio in virtù dell'estrema complessità del tema e delle architetture di missione proposte, nel senso che missioni come già la Stazione Spaziale Internazionale sarebbero state impossibili per complessità e costi se sviluppati da un solo paese. L'unica maniera in cui queste iniziative si possono realizzare è attraverso la cooperazione internazionale. E la stessa cosa vale anche, per esempio, per il programma Artemis. L'Italia è stata è stato il primo paese fuori, insieme a Canada e Giappone, firmataria degli accordi Artemis proposti dagli Stati Uniti. Poi anche l'Agenzia Spaziale Europea si è unita al gruppo, ovviamente questo cosa significa? Significa condividere le risorse, condividere la ricerca, condividere lo sviluppo tecnologico in maniera tale da uno, appunto, come abbiamo già detto, dividere gli oneri, cioè nel senso i costi e gli sforzi di ricerca. Ma poi questo diventa anche, chiaramente va a vantaggio di tutti, perché se un paese magari come l'Italia difficilmente riuscirebbe a sviluppare un proprio programma di esplorazione lunare, questa prospettiva cambia nel momento nel quale questa cosa avviene attraverso la cooperazione internazionale. Per esempio, l'Italia è uno dei maggiori fornitori, se possiamo chiamarli così, di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Ora, proprio di recente, è arrivata la conferma che il colonnello Cristoforetti sarà comandante dell'ISS ora nel 2022. Prima di lei, il comandante Parmitano. Diciamo, abbiamo un grande pedigree da questo punto di vista. E questo non solo per il comparto astronauti, ma anche per il comparto ricerca. Quindi diciamo che questo aspetto di condivisione e di messa a sistema di realtà che possono essere universitarie, che possono essere anche, come dicevamo prima, di iniziativa privata, con le agenzie aerospaziali e gli enti nazionali di ricerca aerospaziale, sono alla fine la quadratura del cerchio che permette la realizzazione di questi grandi obiettivi. Grazie. Bene, professor Fallacara, adesso vorrei esaminare l'altra faccia della medaglia. Una volta che il mondo scientifico, la comunità scientifica, in qualche modo ha studiato quelle che sono le problematiche che possono essere poste da un programma spaziale pensato, ideato dalle organizzazioni, dalle agenzie spaziali, e occorre che quelle che sono i prodotti del vostro lavoro vengano realizzati, vengano implementati, e quindi c'è un rapporto assolutamente importante con il mondo dell'industria che deve realizzare le cose da voi immaginate. Ci dice quali sono le sue esperienze da questo punto di vista e quali sono eventualmente le difficoltà che ha riscontrato nell'interfacciarsi con il mondo dell'industria? Sì, allora
cito l'ultima frase, il senso dell'ultima frase di Vittorio. Quando parliamo di architettura spaziale parliamo delle grandi opere, delle grandi visioni, di tutto ciò che l'uomo, come dire, può immaginare di più grande per la propria ricerca e per la propria vita. Quindi quando c'è una vision così importante, la conquista dello spazio, ovviamente ci sono a seguire, a cascata da questa grande vision, tutta una serie di situazioni che si innescano e quindi tutta una serie di reazioni a catena che arrivano sino alle cose più contingenti, pratiche, ossia alla realizzazione delle idee. Nel nostro lavoro universitario, in qualità di architetti, non possiamo immaginare la teoria scissa dalla prassi, dalla pratica. E in questo mondo alla ricerca della possibilità di costruire edilizie, case, nuclei da abitare a distanza, in remoto, rientra ovviamente tutta una parte dell'industria legata alle tecniche di stampa 3D di grande dimensione che attualmente sta lavorando sul doppio fronte, da una parte per le costruzioni in ambito terrestre ovviamente e dall'altro sulle potenzialità di applicazione dei sistemi per l'ambito spaziale. La nostra ricerca ovviamente non può prescindere dal rapporto costante con alcune aziende italiane che si stanno, come dire, aprendo un mercato di questa nuova space economy, per cui stanno ipotizzando sia materiali stampabili, quindi malta stampabile valida per ambienti lunari o marziani, quindi il concetto dell'ISRU, in situ resource utilization, cioè poter processare una malta stampabile reperendo il materiale dal sito, non potendo, come è stato detto, facilmente portare il materiale, tra virgolette, edilizio sulla Luna o su Marte a fronte di costi esorbitanti. Quindi che cosa si trasporta? Si trasportano dei mezzi e questi mezzi devono dare la prova di poter raccogliere, processare e stampare secondo delle condizioni geometriche al contorno precise, stampare una casa. Quindi se questo attualmente è fattibile, abbiamo tanti esempi sulla Terra, condizioni come la Luna, ossia dove c'è un vuoto quasi assoluto, i macchinari di stampa, che tipo di problematiche troverebbero, diciamo, in questa condizione? O su Marte, che tipo di problematiche con un terreno che, voglio dire, un terreno radioattivo, un'atmosfera radioattiva, possono, come dire, realizzare materiale, malte stampabili in assenza di liquido aggregante. Sappiamo che queste ricerche vengono portate avanti da alcune aziende italiane, ovviamente non faccio nomi, italiane ed estere, con cui noi abbiamo dei rapporti molto stretti per quanto riguarda il tema della stampa 3D di grande dimensione. Poi c'è l'altro tema molto importante della vita all'interno dei gonfiabili, quindi studiare tessuti idonei per preservare la pressione interna, quindi spazi pressurizzati sotto forma di gonfiabili che devono in qualche modo, che possano gonfiarsi ed espandersi in maniera automatica a distanza planetaria. Quindi sono lavori su cui aziende che normalmente intravedono il proprio business sul mercato terrestre stanno iniziando ad entrare nella logica dell'economia spaziale. Ovviamente spingersi su ambiti estremi non può che avere un risultato positivo sulla Terra, quindi il tema, per esempio, di come ottimizzare le materie, come riciclare in maniera ciclica tutto quello che viene portato o utilizzato su Marte o sulla Luna, è un tema molto utile anche per la condizione terrestre. Quindi tutto ciò che le aziende possono mettere a punto per una visione spaziale non può che ricadere come un'ottima condizione di ricerca per la condizione terrestre. Noi abbiamo infine partecipato a un PRIN, a un progetto di ricerca di interesse nazionale proprio sul tema spaziale, quindi abbiamo
tentato di mettere insieme aziende, istituti di ricerca in una visione multi e pluridisciplinare per affrontare un tema che altrimenti non può essere affrontato solo da una sapienza. C'è il ritorno, come dire, all'organicità del sapere e per poter affrontare sfide così importanti non si può che mettere insieme saperi da più punti di vista e da più angoli prospettici. Quindi questo io penso sia un bene, sia una visione quasi rinascimentale che non può che essere una nuova linfa vitale per l'università italiana. Grazie. Grazie a lei. Quindi lei ci parla di un nuovo rinascimento, io direi una nuova sinergia che mette insieme quantità e professionalità diversi per ottenere un unico scopo. Bene, io ho esaurito le mie curiosità. Vi ringrazio per la mole di informazioni che ci avete fornito, che è veramente interessante e che credo stimolerà tantissimo coloro che ci seguono, perché insomma si aprono tanti spazi di interesse molto particolari per quanto riguarda i viaggi spaziali che, come dicevo all'inizio, stanno diventando di nuovo di moda dopo un periodo in cui sembrava che fosse stato tutto relegato ai viaggi sulla Luna, all'allunaggio, per poi chiudere bruscamente quella stagione. Invece adesso ne stiamo riparlando e credo che ci sia una quantità di cose buone che possono essere ottenute da queste nuove iniziative. Bene, non mi resta che ringraziarvi nuovamente, soprattutto per il tempo che ci avete dedicato, ma soprattutto e fondamentalmente per tutte le informazioni che ci avete fornito. Vi ringrazio a nome dell'Associazione Arma Aeronautica, sezione Roma 2 Luigi Broglio, e vi lascio anche la parola per un saluto a coloro che ci seguono. Professore, prego. Sì, io ringrazio ovviamente per l'invito, ringrazio voi per averci dato la possibilità di presentare le nostre ricerche. Voglio dire, il mio invito è soprattutto per i giovani. Noi stiamo facendo questo soprattutto per consentire alle giovani generazioni di poter vivere nuovamente il sogno dello spazio. Io nel 2060 avrò 87 anni, se vivrò, quindi molto probabilmente sarò al limite per poter vedere o meno le reali potenziali ricadute di una reale costruzione di base marziana. Ma sicuramente questo nostro lavoro vuole essere un esempio concreto per le giovani generazioni, a cui veramente auguro di poter vivere lo spazio al di fuori di ogni condizionamento mentale, ma aprendosi alla grande, come dire, energia cosmica. Quindi spero che le nuove generazioni possano cogliere questa nostra ricerca con grande entusiasmo. Grazie a tutti e grazie a voi per l'attenzione. Professore, io in quell'anno avrò qualche anno più di lei, ovviamente, ma mi impegnerò per poter osservare i risultati della vostra ricerca. Lo vedremo dall'alto, forse più da vicino. Dottor Netti, prego. Beh, anch'io innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito, è sempre un piacere parlare di queste tematiche. E per completare quello che diceva il professor Fallacara, sì, è vero, siamo comunque magari ancora un po' distanti dal vedere queste cose con i nostri occhi, ma siamo nel momento giusto per progettarle. Quindi nei pochi anni in cui da quando ho cominciato a occuparmi di questa disciplina ho visto enormemente crescere l'interesse e anche la ricerca che si fa in tutto il mondo su questo tema, e quindi sono assolutamente pervaso che questo momento stia diventando più grande finché diciamo che abbiamo l'opportunità di guidare questo tema attraverso la ricerca. E siamo nel momento storico giusto per fare questo, e quindi credo che stia anche questo tipo di ricerca, questo tipo di approccio stia anche cambiando il modo in cui tutti noi guardiamo allo spazio, cosa che appunto non avveniva 50 anni fa. Diciamo che l'unica maniera per cui possiamo vedere nel prossimo futuro realizzate questi nostri, diciamo,
desideri, questi nostri sogni di esplorazione spaziale, è focalizzare tutta la nostra attenzione, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della ricerca su queste tematiche. Grazie. Grazie, lo speriamo tutti veramente. Allora, non mi resta che salutare i nostri amici dell'Associazione Armaronautica, quelli della sezione Roma 2 Luigi Broglio e tutti coloro che hanno deciso di seguirci su questo canale, invitandoli ovviamente a seguire anche i prossimi eventi che saranno, sono sicuro, altrettanto interessanti di quello interessantissimo che abbiamo avuto oggi. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci.